Siamo a Bracciano, al vecchio lavatoio. Qualche giorno fa la dottoressa Elena Felluca aveva segnalato che dopo la caduta di una parte del cornicione la zona non era ancora stata messa in sicurezza. Noi vediamo che l'area è completamente accessibile a chiunque. E se qualcuno si avvicinasse per bere dell'acqua, si troverebbe con il rischio che parte del cornicione gli possa cascare in testa, con delle forti crepe sui muri. Oltre a essere non essere stato messo in sicurezza, come richiesto anche dal Comitato di Cittadini contro le Mafie e la Corruzione, il fontanile risulta pericolosamente aperto al pubblico. Si può entrare. Vediamo in quali condizioni di fatiscenza si trova l'ambiente. Vediamo segni di gente che evidentemente è già entrata qui dentro, gli hanno mangiato patatine, quindi il posto è completamente abbandonato, accessibile, tubi, corrente, graffiti, completamente abbandonato a se stesso. Attenzione, chiediamo all'amministrazione pubblica di intervenire, di mettere in sicurezza il posto. Usciamo, come vedete è completamente aperto. E non esiste nessun divieto di accesso. Ripetiamo, la grande pericolosità è data dalla possibilità che se qualcuno si avvicina potrebbe farsi del male, viste le crepe che ci sono sul muro. Se casca il cornicione in testa a qualcuno, chi paga? Noi chiediamo semplicemente all'amministrazione comunale di porre in sicurezza l'ambiente e di segnalare il pericolo crolli qui al fontanile. Ci troviamo a 100 metri dall'ospedale vecchio, a Bracciano.